Buongiorno e ben ritrovati a Di Prima Mattina, puntata di sabato 10 febbraio e dunque come ogni sabato mattina chiudiamo la settimana insieme con la nostra rassegna stampa andando a leggere tra pochissimo le notizie sui principali quotidiani e siti di informazione abruzzesi e poi nella seconda parte ci proietteremo già nel weekend calcistico con un'ampia analisi di tutti i temi che ci attendono appunto in questi due giorni di calcio con il nostro opinionista Diego Di Felice Antonio. Ma adesso cominciamo subito con la rassegna stampa e andiamo a leggere insieme la prima pagina del quotidiano Il Centro. C'è tanta cronaca giudiziaria in primo piano. Il titolo d'apertura, false identità, in 16 giudizio. La procura di Teramo li accusa di una serie di truffe, tra di loro c'è anche un avvocato. A proposito di cronache, troviamo ancora tre titoli di spalla nella colonna sinistra. Allarme ambientale, rogo di rifiuti al CIRSU, indagato un manager. Poi spaccio di droga, pene per 11 anni inflitte ai colpevoli appunto del giro di spaccio fra Teramo e La Vibrata. E poi ancora patteggia 16 mesi per la morte del padre. L'episodio era accaduto un anno fa in un cantiere di Mosciano. Le altre notizie, nella fotonotizia centrale c'è l'immagine di Ottavio Palladini, il tecnico del Teramo, questa sera impegnato a Fermo alle 20:30 alla ricerca del primo acuto. Sia Palladini, da quando è sulla panchina del Teramo, per ora soltanto un punto in due partite, sia il Teramo in trasferta, visto che quest'anno non ha mai vinto lontano dal Bonolis. Nel taglio alto invece si parla di politica verso il voto del 4 marzo, c'è una pagina intera dedicata ai sondaggi, alle previsioni sulle elezioni, i nomi dei favoriti per Camera e Senato. Poi anche altre notizie, il rapporto sanità, ogni giorno in Abruzzo 21 malati in più di tumore e infine il problema dell'acqua del Gran Sasso, pronti i lavori per metterla in sicurezza. Questa è la prima pagina del quotidiano Il Centro, ci torneremo tra pochissimo, adesso andiamo a vedere quali sono le notizie in prima pagina sul quotidiano La Città. L'apertura è sul caso di Denis Cavatassi, colloqui a Bangkok per l'imprenditore tortoretano condannato a morte. Il ministro degli esteri Alfano incontra l'omologo thailandese. Dal 2009 c'è la moratoria sulla pena di morte. La foto che occupa il taglio centrale invece è dedicata alla questione ambientalistica relativa allo sversamento dei fanghi del porto di Ortona, dei lavori di dragaggio del porto di Ortona previsto nelle acque limitrofe alla Torre del Cerrano. Ci sarà un ricorso annunciato dagli ambientalisti e anche da parte dell'area protetta, la MP Torre del Cerrano, contro la decisione avallata dalla regione, un ricorso al TAR. Quindi a destra, vediamo nella colonna di destra di spalla, la politica, c'è un'intervista a Gian Donato Morra, onestà, Gian Donato Morra, grillone ante litteram, questo il titolo, e poi si parla della visita a Roseto del governatore D'Alfonso, candidato al Senato per il Partito Democratico, pronta la lista della spesa per D'Alfonso. Sempre nel taglio centrale, sotto la fotonotizia, vedete questo titolo, poca neve e tante polemiche ai prati, maggioranza e opposizione si accapigliano sugli impianti. Altre due notizie che troviamo richiamate con dei titoli sulla prima pagina della città, intanto ancora cronaca, bastona i carabinieri, gli portano via il figlio e perde la testa, arrestato commerciante della Laga. E infine lo sport, con il Teramo Calcio, Palladini chiede di usare la testa per rompere il digiuno in trasferta. Torneremo più avanti sul quotidiano La Città, adesso un passo indietro, eccoci di nuovo al centro, perché dopo averne letto la prima pagina andiamo subito all'interno. Il primo piano è dedicato alle elezioni politiche verso il voto del 4 marzo. Ecco i nomi dei favoriti secondo i sondaggi attuali. I parlamentari abruzzesi da eleggere sono 14 alla Camera e 7 al Senato. La sfida diretta è tra centrodestra e 5 Stelle con il PD che cerca di risalire. Ci sono tutte le foto appunto dei candidati che si contendono l'elezione sia alla Camera che al Senato all'interno dell'ampio articolo. Ovviamente ci sono i dati percentuali,
delle ultime rilevazioni statistiche sulla base delle quali appunto c'è un'ipotesi dei nomi che sarebbero in pole position, i favoriti appunto per l'elezione al Parlamento il prossimo 4 marzo. Andiamo avanti con le altre notizie, sfogliamo le pagine dedicate all'attualità italiana ed estera. Siamo subito alla cronaca abruzzese, gli studi riguardanti i tumori, ogni giorno 21 nuovi casi in Abruzzo, lo rivela il report dell'Agenzia Sanitaria Regionale. Nel 2016 si sono ammalate 7.824 persone, la sopravvivenza comunque è alta. Nella nostra regione sono, si legge ancora, 58.022 persone, secondo dati del 2015, convivono con una diagnosi di cancro. I fattori di rischio: il 35% degli abruzzesi è sedentario, il 34% è sovrappeso, il 10% è obeso e il 29,7% fuma. In questa infografica c'è il riepilogo dei dati, dei numeri, come vedete in provincia di Teramo in particolare i nuovi casi di tumore diagnosticati nel 2016 sono stati 1831, l'incidenza maggiore data dai tumori al colon retto, alla mammella e al polmone. Nel taglio basso si parla dell'acquifero del Gran Sasso, pronto lo studio sulla sicurezza, Lolli annuncia lavori per impermeabilizzare il sistema idrico, ma la montagna non sarà perforata. Andiamo avanti con le altre notizie, siamo alla cronaca di Teramo, come già anticipato in prima pagina, tante notizie di cronaca giudiziaria. A processo la banda delle false identità, truffe in serie per anni, rinviati a giudizio in 16, tra cui un avvocato. Il PM fabbricavano documenti finti e usavano timbri contraffatti. Poi c'è la notizia dell'interessamento del ministro degli esteri, Angelino Alfano, riguardo alla sorte di Denis Cavatassi. Alfano è in Thailandia e parla al governo locale del ristoratore condannato a morte. Taglio basso, torna la Champions, la Ponzio lancia il nuovo spot TV, l'azienda di Pineto si promuove sulle reti Mediaset proprio in occasione delle gare della Champions League a partire dagli ottavi di finale. Torniamo sulla cronaca giudiziaria, patteggia 16 mesi per la morte del padre, la vittima precipitò da una finestra in una palazzina in ristrutturazione di Mociano, l'impresa edile era del figlio, l'imprenditore ha avuto la pena sospesa ma dovrà svolgere 2 mesi di servizio in Croce Rossa. Uno sguardo sulla politica, l'ex sindaco di Montorio Gianni Di Centa dice tutto fermo da quando è caduta l'amministrazione. Nel taglio basso un incontro che si è svolto ieri in questura con il nuovo vescovo Lorenzo Leuzzi, un incontro appunto tra gli agenti di polizia della questura di Teramo ed il vescovo di Teramo. Proseguiamo, una notizia che arriva da Miano, inagibili chiesa e sagrestia di San Silvestro, ordinanza di sgombero e chiusura firmata dal commissario dopo la relazione della soprintendenza sui danni del sisma. Dunque continuano le conseguenze negative sul patrimonio artistico e religioso del nostro territorio dopo la crisi sismica del 2016-2017, a farne le spese in ordine di tempo l'ultima è proprio questa chiesa di Miano. Proseguiamo con le altre notizie di cronaca giudiziaria, maxi spaccio di cocaina, pene per 11 anni, in 4 patteggiano e altrettanti finiscono a processo, la droga veniva ceduta tra Teramo, Bellante e Sant'Omero. Viabilità, strade, la provincia ha pronto 1 milione, è la somma per la sistemazione degli asfalti a Miano, Poggiocono, Castrogno, Nepezzano e Varano. E intanto sulle criticità nella zona di Atri, Di Sabatino replica secco ad Astolfi, la sua area ha ricevuto più delle altre, piuttosto che criticare pensi a cosa ha fatto lui, visto da fuori è poco. Ancora notizie che giungono dalla procura di Teramo, in questo caso si legano agli ultimi casi relativi al CIRSU, ai 2 incendi, focolai di incendio scoppiati al CIRSU, c'è un indagato, la procura procede per gestione incontrollata dei rifiuti, nel fascicolo anche i risultati delle analisi
dell'Arta. L'indagato sarebbe un responsabile, un dirigente della società aquilana CSA che gestisce il polo. Poi ancora Martinsicuro, usura ad un imprenditore, avvio il processo a Saccia, Claudio Saccia, un 37enne rom residente a Roseto, accusato però di usura ai danni di un imprenditore di Martinsicuro. Ancora giudiziaria, perseguita il vicino di casa, va a processo, rinviato a giudizio quarantenne di Martinsicuro. Tra le accuse c'è quella di diffamazione su Facebook. Secondo il PM gli avrebbe lanciato anche un vaso di piante grasse procurandogli delle lesioni. Notizia della tarda serata di ieri, 3 feriti lievi a Giulianova perché un'auto si è ribaltata in pieno centro storico al paese lungo Corso Garibaldi. Passiamo alla Val Vibrata, Sant'Omero, la guerra dei debiti. Il sindaco Luzzi dice: a causa di quelli che ha lasciato Pompizzi non posso pagare l'esproprio De Berardinis. Ho ereditato una lunga serie di mancati pagamenti, prosegue ancora Luzzi, e l'evasione non è stata combattuta. Altre notizie sempre dalla Vibrata, Parco Avventura nella Pineta di Civitella, il comune affida l'incarico di progettazione, previsti percorsi tra gli alberi per bimbi e adulti. Il primo cittadino, Cristina Di Pietro, siamo convinti che potrà attrarre un nuovo tipo di turismo e rilanciare il borgo. Proseguiamo con la parte costiera della Val Vibrata, Tortoreto. Torna agibile il Palasport, era chiuso da 10 mesi, il comune lo ha adeguato con 30.000 euro, ma non potranno entrarvi più di 100 spettatori. Riaperte 3 delle 4 strutture chiuse dal commissario, manca lo stadio del Lido dove servono più soldi. Ad Alba Adriatica le imposte restano invariate e diminuisce la tassa sui rifiuti, e questo il contenuto del bilancio approvato dalla Giunta. Passiamo a Giulianova, via Sauro, il cantiere accelera, più operai e lavori anche il sabato, accordo fra sindaco e impresa, in questo modo la strada potrebbe riaprire entro il 15 marzo. Mastro Mauro annuncia querele contro il commerciante che lo accusa di avergli usato violenza proprio durante la riunione, l'incontro avvenuto tra il sindaco, la giunta e i rappresentanti appunto dei commercianti, degli operatori commerciali della strada. Andiamo avanti nel taglio alto, sempre riguardante Giulianova, questa notizia: ha stanziato un altro milione per la sicurezza del Tordino nel tratto appunto finale del fiume che segna il confine fra Giulianova e Roseto. Sempre da Giulianova, bilancio, il PD chiede 16 modifiche, la replica di MDP: sono in confusione, rispettino il patto di fine consiliatura. Ci spostiamo ora a Roseto, via D'Annunzio, caos, traffico e proteste, ingorghi e sosta selvaggia all'entrata e all'uscita delle scuole dopo la chiusura dell'area privata utilizzata come parcheggio. Sempre a Roseto, il comune acquisisce i locali ex Monti, pronti 200.000 euro per l'atto notarile, l'immobile potrebbe ospitare il centro per l'impiego. E andiamo a chiudere con le notizie che giungono dalla zona sud della provincia di Teramo. Partiamo da Pineto, ponte Zappacosta sarà pronto entro Pasqua. Comune e provincia hanno chiesto all'impresa di accelerare i lavori, disagi per i residenti di Borgo Santa Maria a causa dell'interruzione della strada. E chiudiamo con la polemica che sta caratterizzando la vicenda dello sversamento dei fanghi del porto di Ortona a largo della Torre del Cerrano, e un coro di no da parte delle associazioni ambientaliste. Dopo il parco protestano contro la regione, WWF, Legambiente e anche il consigliere del Movimento 5 Stelle Riccardo Mercante. Possiamo adesso andare sulle pagine sportive del quotidiano Il Centro. Andiamo dunque a vedere quali sono le notizie principali, partendo però doverosamente dall'ultimo saluto a Bruno Pace. I funerali dell'ex calciatore e allenatore di Pescara, folla e commozione ai funerali di Pace. Cattedrale di San Cetteo gremita, Pescara e Bologna, club presente con una delegazione, giocheranno col lutto al braccio. Insomma, tante immagini dell'ultimo saluto che moltissimi
personaggi del mondo dello sport hanno voluto tributare a Bruno Pace e si sono stretti attorno ai familiari dell'ex calciatore, ma anche allenatore appunto di molte squadre, non solo abruzzesi. Passiamo alle altre notizie. Intervista del centro al numero uno della Lega Pro, Gabriele Gravina, candidato recentemente alla guida della FIGC. Toccato il fondo, il calcio deve ripartire, volevo Ranieri come CT. Gravina a 360 gradi dopo aver sfiorato la presidenza della federazione. Sono stato coerente, se serve pronto a ricandidarmi. E adesso passiamo alla calcio giocato, Serie C. Biancorossi in campo, Teramo, panico c'è, Palladini a caccia del primo acuto. Diavolo nella tana della Fermana dell'ex Sansovini, l'attaccante arrivato dal Genoa verso il debutto dal primo minuto. Ma sono ancora tanti dubbi che Palladini si porta in vista del match di questa sera, in programma alle 20:30 a Fermo. Passiamo anche ai dilettanti, Serie D, domani all'Aragona si gioca Vastese-San Nicolò e il derby di Stivaletta che dice devo tutto ai teramani, e uno dei tanti ex di questa gara, ben 4 in ambedue le squadre. Stivaletta in particolare ha giocato per 2 stagioni fino allo scorso anno nel San Nicolò. Andiamo a chiudere con le ultime notizie, parliamo di tennis perché oggi prende il via la Fed Cup a Chieti. Paolini e Navarro aprono Italia-Spagna, alle 16 l'esordio al Pala Trikalle, a seguire l'attesissima sfida Errani a Rua Barrena, biglietti a ruba, si va verso il Pienone. E chiudiamo con la pallamano di Serie A perché c'è un match fondamentale questo pomeriggio alle 18 per la Lions Teramo a Cingoli, si gioca il secondo posto nel campionato di A1 maschile, mentre nella A1 femminile la Globo Teramo contro il Cassano Magnago. È tutto per quanto riguarda il quotidiano Il Centro, adesso torniamo sulla città, sul quotidiano della città, e andiamo subito alle pagine interne partendo appunto dalla cronaca regionale. Tumori, obiettivo potenziare gli screening, presentati i risultati del quarto report regionale del registro tumori, dati in linea con le medie nazionali. Eccoci al caso di Denis Cavatassi, colloquio a Bangkok sul caso dell'imprenditore tortoretano condannato a morte. Il ministro degli esteri Alfano incontra l'omologo thailandese. Dal 2009 c'è una moratoria sulla pena capitale. Il caso della tappa del Giro d'Italia che dovrebbe transitare nel Teramano, in particolare a Miano, nella frazione di Miano, proteste, comunque preoccupazione da parte del comitato del 15 maggio per il Giro d'Italia che si è costituito proprio a Miano per far luce sulla questione della viabilità, sullo stato delle strade che dovrebbero essere attraversate dalla carovana rosa. Giovedì ci sarà un vertice decisivo in regione sulla tappa del Giro d'Italia dopo l'incontro dell'altra sera voluto proprio a Miano dal comitato con i consiglieri regionali del territorio. Proseguiamo ancora con le altre notizie del quotidiano La Città, passiamo alla politica. C'è un'intervista a Gian Donato Morra, candidato per Fratelli d'Italia alle politiche del 4 marzo alla Camera. Gian Donato Morra è il grillone ante litteram, così il titolo. Fratelli d'Italia punta al 6-7% alle politiche, poi tante sorprese in serbo per le prossime comunali e le regionali. Ecco il piano per mettere l'acqua al sicuro, altro articolo della città, cambiamo argomento ovviamente, sostituzioni dei tubi in PVC con quelli in acciaio inox e impermeabilizzazione di laboratori e gallerie autostradali. La cronaca, l'automobilista ha svoltato dove era vietato, il legale della famiglia della vittima, in questo caso si parla della morte di Nicola Puliti, il giovane teramano molto conosciuto, deceduto in un incidente stradale a San Nicolò nell'agosto del 2016. In un intervento illegale, Luca De Eugenio contesta la versione fornita dall'automobilista sull'incidente mortale. La donna alla guida dell'autovettura nei giorni scorsi ha patteggiato appunto una pena di un anno davanti al giudice appunto per questo incidente mortale. Le altre notizie, poca neve e tante polemiche ai prati, gli amministratori Bellisari e De Luca si accapigliano sull'apertura degli impianti.
proseguiamo ancora con le pagine del quotidiano La Città, siamo alla provincia, alle pagine dedicate alla provincia di Teramo. Gli portano via il figlio e perde la testa. Commerciante di Valle Castellana arrestato dai carabinieri che gli consegnano il provvedimento del giudice. C'è anche un'altra accusa su di lui, che l'uomo è sotto inchiesta da parte della procura per maltrattamenti in famiglia. 4 patteggiamenti per lo spaccio all'ospedale, vedete anche di spalla ancora notizie di cronaca giudiziaria. Il caso è quello dello spaccio all'esterno dell'ospedale di Sant'Omero. Per quanto riguarda invece il turismo, Campli per la quarta volta alla Borsa di Milano, alla BIT, dall'11 al 13 febbraio. Mentre per quanto riguarda la viabilità, arriva il primo anticipo dei fondi per sistemare le strade provinciali. In provincia di Teramo, finanziamenti utilizzati per gli interventi nella Valfino e nell'entroterra. In Vibrata, tante notizie anche in questo caso di cronaca, processo per diffamazione su Facebook. Martin Sicuro tormenta il vicino di casa accusandolo di aver avvelenato la madre. L'uomo avrebbe fatto un blitz nell'attività della vittima danneggiando l'impianto wifi. Poi botte e minacce di morte alla moglie incinta, 27enne di Martin Sicuro patteggia la pena di un anno e mezzo davanti al giudice. Nel taglio basso si parla invece dell'impiantistica sportiva di Tortoreto, il sindaco riapre il palazzetto dello sport, firmata l'ordinanza che mette di nuovo a disposizione la struttura. A Giulianova invece spaccatura insanabile sulla tassa turistica, il botta e risposta tra Rosci e Di Carlo aumenta, è Carlo Di Marco, aumenta le distanze tra comune e operatori. Mosciano, morì nel cantiere, il figlio patteggia davanti al giudice, 1 anno e 4 mesi per la caduta mortale dell'imprenditore Andrea Suriani. E infine nel taglio basso, confermati i fondi per rifare gli argini del Tordino, in arrivo 1.200.000 euro per la messa in sicurezza della foce. Passiamo invece alla costa del Cerrano, ricorso al TAR contro lo sversamento dei fanghi. AMP e ambientalisti contro la regione per il via libera dato ai materiali dragati dal porto di Ortona. Pineto, vanno a rilento i lavori per la realizzazione del ponte Zappacosta. Allo studio dell'amministrazione comunale una viabilità alternativa per ridurre i disagi alla circolazione stradale. La politica a Roseto, pronta la lista della spesa per D'Alfonso. Il Partito Democratico si prepara alla visita del governatore lunedì in città per chiedere l'appoggio alle politiche. Sempre a Roseto, in comune bocche cucite sull'esposto in bilancio. Rosaria Ciancaione interviene e dice: abbiamo provato a sanare la situazione incontrando l'assessore Frattari. Ci spostiamo rapidamente sulla pagina sportiva del quotidiano La Città, che apre ovviamente con l'attenzione puntata sul Teramo. Per vincere servirà usare la testa. Palladini a caccia del successo in trasferta, che al diavolo manca da 9 mesi. Ancora dubbi sulla formazione. Bifulco in vantaggio su Calore per difendere i pali della porta. Amadio playmaker, Ilari mezzala con Gondò centravanti. Ma poi ci sono tante decisioni che Palladini deve ancora prendere, che probabilmente si porterà fino all'ultimo minuto antecedente l'inizio della partita. La presentazione dell'avversario d'opera di Antonio Valbruni, neopromossa imbottita di ex, specie davanti, ecco la Fermana di destro. La formazione gialloblu è reduce dal pareggio interno col Sant'Arcangelo, in attacco ci sono Da Silva e Sansovini. Occhi puntati anche sulla pallamano, regular season, oggi gli ultimi 60 minuti. La Lions Teramo va in trasferta sul campo di Cingoli aspettando di conoscere quale sarà il suo destino, con l'obiettivo sul secondo posto. Basket, derby, Teramo spicchi al Palasca, la sfida stracittadina col basketball Teramo, parliamo della Serie C Silver, mentre per la Serie B domani Teramo ospita l'Olimpia Matera, obiettivo vincere. E infine chiudiamo con il San Nicolò. A Vasto ho vissuto un periodo intenso e proficuo, il difensore Matteo Bagaglini alla 6ª esperienza nella nostra regione, che ormai per lui, dice, è la sua seconda casa, ed è uno degli ex appunto della sfida di domani tra Vastese e Virtus San Nicolò.
È tutto per il quotidiano La Città. Chiudiamo rapidamente con le notizie dai siti di informazione, partendo dalla homepage di ml.it. Auto si ribalta in pieno corso a Giulia Nova Paese, feriti mamma e figlio. Le foto dell'incidente avvenuto ieri sera in corso Garibaldi, appunto, a Giulia Nova. Poi sul caso Cavatassi, il ministro Alfano ne parla con il collega thailandese. Ancora cronaca, ruba capi di abbigliamento per 100 euro da Globo Sport a Villa Rosa di Martinsicuro, ma viene arrestato. E infine oggi è la giornata del ricordo, previste manifestazioni anche a Teramo. Chiudiamo con City Rumors, la homepage di cityrumors.it. Abruzzo, registro dei tumori, nel 2016 osservati 7.824 nuovi casi. Tortoreto, giustizia per Denis Cavatassi, Alfano a Bangkok parla con il governo thailandese. Poi chiudiamo con la notizia di cronaca giunta da Valle Castellana: padre orco se la prende con i carabinieri e viene arrestato. Queste le notizie principali dai siti di informazione ML e City Rumors. Per la nostra rassegna stampa è tutto, adesso una breve pausa e tra pochissimo di nuovo insieme con la seconda parte tutta dedicata allo sport di prima mattina.